Nello scorso episodio di Pokémon Perla Splendente. Le tartarughe sono i miei animali preferiti. I Pokémon di tipo erba sono tra quelli che mi piacciono di più in tutto quanto il franchise. Fate uno più uno, andremo a prendere Turtwig. Ah, cazzo. In realtà volevo dire Piplup, quindi ho cannato la gag. Ho cannato la gag. Sono lo streamer peggiore di Twitch Italia. Lucas mi ha detto che avete preso i nostri Pokémon. Fatemi vedere, per favore. E datemi anche i vostri portafogli e cellulari. Guarda che squadra di scappati di casa che c'ho, mamma mia. Vabbè, è stato bello. Grazie, doppio team, molto utile. Vabbè che avevo Fulmisguardo e con Fulmisguardo è giusto che ci muoia, però... Ah, visto, vi è piaciuto? Ah, lo scherzo, la burla. Insegnali le buone maniere, ti prego, altrimenti tiro fuori il ferro e le uccido. E poi è un casino perché mi dovrebbero arrestare per omicidio e non ho voglia di venire in carcere. Ci sono già stato in carcere. Oh no, c'è proprio lui, Ciro! Senza naso, è Voldemort. È stato difficile allenare i tuoi Pokémon per renderli così abili. Da questo si capisce quanto ami i tuoi Pokémon. Allora dobbiamo parlare qua perché sennò rischiamo di fare doppio nome. No, allora vabbè, ci sta. Dico subito che io ho già detto in un episodio che mi prenoto il nome Pasqualone. Ok, tranquillo, Pasqualone non lo prendiamo allora. Hola e bentornati al peggior gameplay dei remake di Pokémon Diamante e Perla. Questa run la sto portando in live sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi in live tutti quanti i giorni tranne la domenica. E in particolar modo questa sera andremo ad affrontare la Lega Pokémon, link in descrizione nel commento pinnato in alto. Io vi aspetto numerosi, ma vi devo ricordare una cosa, ossia che sto giocando con delle regole particolari. Punto primo, mi ha permesso di utilizzare soltanto il primo Pokémon che incontro in ciascun percorso. Punto secondo, le battaglie sono giocate in set mode. E punto terzo, sono vietati gli strumenti durante le battaglie. Detto questo, via al disagio. Comunque, percorso 210, nuova cattura da fare. Rullo di tamburi. Indovinate quale Pokémon non verrà utilizzato? È una signorina. Beh, sappiamo tutti quanti come chiamarla. No, no, questa è Pasqualona. Esatto, è anche un uovo. Su, 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 super Pasqualona. Ah, la faccia tua, Tlarz. Quanto son pigro che... Per fare tre passi neanche mi prendo... No, aspetta, non c'è il market a Fleminia? Ah, fanculo. Ah no, è qua giù, che cazzo dico? E Vincenzino si annoia ancora. Posso capirti, però, perché inizia a essere palloso affrontare tutti gli allenatori con i Pokémon che stompiamo. Forse mi conviene mettere davanti Meditite a sto punto. Fammi switchare per Meditite, almeno fa qualcosa di utile. Hello, buonasera, bella madonna. Ragazzi, sono già le 8:30, non ho fatto manco una palestra oggi, ma che merda. Non mi ricordavo tutto sto content. E comunque il nostro primo encounter ufficiale nel percorso 215 è Ponyta, che però avendolo già è un doppione e non possiamo prenderlo. E niente, Kadabra l'avrei preso anche volentieri, ma tecnicamente noi abbiamo un Abra, abbiamo Sandro, quindi non è catturabile. L'Astra Pugno? Meh. Questa lastra è composta da frammenti dell'universo. Poetico, cazzo. Togli dal cazzo! Ok, no, ho effettivamente una cattura nel percorso 215. Vediamo se c'è qualcuno, però, perché... percorso 215... Potrebbe apparire... No, nessuno. Abracadabra, Geodude, Ponyta... Nulla. Quindi no, qua ho soltanto doppione nel 215. Maya e Danilo. Cazzo. La mia ship preferita. Maya Fei e Danilo, il calciatore della Juventus. Mamma mia, che combo. Alleluia. Alleluia. Siamo arrivati a Rupepoli. Mannaggia al cazzo. Ok, sono i 45. Ce la farà il nostro uomo a sfidare la palestra? Ah, Guadalupe, andate a fare la palestra, vero? Certo che siete sempre più forte. Io, beh, sono venuto a fare un centro al centro commerciale. Un centro, un giro. Cioè, sto lavorando anche il mio Pokédex, ovviamente. Ma in realtà, no, ci si vede. Non faccio un cazzo la mattina e la sera, sorry. Dai, è terza palestra. Almeno diamo un senso a questa live. Oh madonna. Questo è quello in cui dovevo menare sti robi per spostarli. Ok, mi sono appena ricordato. Takashi, cintura nera, manda in campo Maciocche. Siamo in Spittai? Ah no, mi ha abbassato la velocità con Rocciotomba. Mi sa che mi tocca cambiarlo perché altrimenti qua inizio a prendere troppo danno. Rocciotomba è counter di Crobat, sì. Ma non dovremmo avere questi problemi. Anche perché c'era soltanto Machoke. Quindi al massimo switchiamo per Machoke e poi rimettiamo in campo. Questo torna indietro. Ah che bravo, sono il mago dei puzzle. Sono il più bravo. Dove ho trovato un altro streamer che vi completa i puzzle così velocemente? Mi sono bloccato. Ignorate tutto quello che ho detto, ok? E questo va qua.
Ora sì che sono lo streamer più fico e che bravo a risolvere i puzzle. Certo, però posso dire una cosa, cioè è un po' pigro scegliere due allenatori importanti come un capo palestra e uno dei membri del Team Galassia e chiamarli entrambi con lo stesso nome praticamente. Cioè Mars e Marzia sono letteralmente la stessa cosa. Dai, rischiamola. Al massimo abbiamo un revitalizzante. Brutto colpo? Minchia. Rollato anche basso. Ma usa full mi sguardo. Ma Pirletta, ma attaccami! Ho 7 di vita! Mamma mia, certo che non è neanche... È deficienza artificiale sto gioco. Minchia, non ti sto dicendo di crearmi delle... Ma se ho 7 di vita, attacca. Non so esattamente cosa significa essere forte come abbiamo fatto diventare capo palestra. Ah, perfetto, è raccomandata. Ma farò del mio meglio in questo ruolo. La nipote dello zio del cugino dell'amico della nipote del cane del vicino di casa dell'amico dello zio del cugino. Per me l'ho letta una... L'ha letta? Sì, vabbè, vaffanculo. Andiamo a combattere. Io basta, non parlo più della loro, ok? Vaffanculo, ci rinuncio. Aia, ecco, questo era il problema. La rocciotomba superata. Mi abbassa la velocità. Dovrei essere comunque più veloce. No, perché usi un'iperpozione per curarti tutta. Bastarda. Ecco, lo sfondo di questa palestra mi piace un sacco. Certo, sembra cosparsa di tiragraffi, ma in realtà so che non sono tiragraffi. Bon, Carlos al 28 potrebbe essere un buon momento. Calci in volo? Sapete che calci in volo non mi piace? Comunque sì, per fortuna che sto combattendo tanto contro gli allenatori. Ripeto, se avessi anche sfidato qualche stronzetto in più in giro, e con stronzetto intendo dire selvatico, saremmo messi molto meglio. Così siamo in linea e va benissimo, è giusto così. Però non devi sfidare i selvatici, che è un peccato. Puntiamo tutto sui rasoio, sicuramente poi ci aprirà tantissimo. È più veloce lui? Si busta attacco e difesa, no? Orco Khan, doppio gran fisico. Tanto sono già più lento, no? Quindi sono disposto ad abbassarmela ancora, per aumentarmi sia l'attacco che la difesa. Così annullo il suo stridio e ho un po' d'attacco in più. Potrei perdere anche contro Marzia. Così. Ve la butto là. Comunque, secondo capo palestra contro cui perdo, cioè. Ho fatto soltanto Gardenia la prima botta. E stoi imbarazzato. Il fatto è che non posso switchare Pokémon tra uno e l'altro, perché sono in set mode, vi ricordo. Quindi, stando in set mode, la faccenda è leggermente più complicata. Ma leggermente, non è di che. Aerasoio non è speciale, raga. Ah, sì, è speciale. Ma allora vaffanculo, allora teniamo Crobat in campo, che cazzo... Allora, come non detto, ero convinto fosse fisica, per quello l'ho switchato il Crobat anche. Poi lei ovviamente andrà a curare il Lucario. Ugo ha evitato il Ferrartigli. Ah, sono un po' nei guai, eh? No, perché hai un'iperpozione, stronza, quindi io ti attacco ancora. Almeno non ha usato il Gran Fisico 12 volte sto giro. Vediamo che fa, mo. Missalo di nuovo? No. E Ugo va KO. Zio, sto puntando tutto sul calcio in volo. Sto puntando tutto sul calcio in volo. Italo. Che culo, cazzo. È andato. C'è da dire che mi è andata di culissimo sta seconda run. Vincenzino! Come ciliegina sulla torta per concludere questa live. Turns into Vincenzone. Mamma mia. Che chiusura di live strepitosa. Big boy Vincenzone. Ma che bello che sei, Torterra. Mua. Mazzolegno? Terremo... Ovvio. Che domande. Era da parecchio tempo che non perdevo, ma ho imparato molto da questa esperienza. Ti prego, accetta questa medaglia. E vai. Ho perso il mio Pokédex e il Team Galassia l'ha trovato. Ora non me lo voglio più ridare. Ti prego, dammi una mano tu. Aspetterò davanti al magazzino. Coglione. Mode Rangi, cioè, nel senso, che cazzo è? Devo fare i tuoi comodi. Mamma mia, che branco di rincoglioniti incompetenti. Rowan! Vabbè, in effetti non ci paga, quindi che cazzo ci aspetta? Più qualità e più capacità. Ciao, Guadalupe, avrei bisogno del tuo aiuto. Ho perso il mio Pokédex e Team Galassia l'ha trovato. Me l'hai detto 2 secondi fa. Ora non me lo vogliono più ridare, ti prego, dammi una mano tu. Lotta insieme a me. No. Aspetterò, preparati, ma fai in fretta. E tu aspetta pure, coglione, io me ne vado. Pipo Run. Il Dream Team creato dall'unione delle nostre forze non può perdere. Non lascerò che quei bricconi vadano avanti con le loro malefatte. Ebbè, il post game comunque sì, lo faccio. Ma che cazzo fai veleno sciocca a un tipo veleno quando hai un folletto in campo? Stupido cretino. Accidenti, i nostri Pokémon sono troppo scarsi. No, siamo noi che siamo troppo bravi.
Dovremmo prenderne di nuovi dal nostro covo. Ma chi se ne importa del Pokédex? Il Team Galassia avrà tutti i Pokémon del mondo, anzi, dell'universo. Vi lascio con una frase che fa molto recluta. Non finisce qui. Oh, che cazzo fai? Rompi la quarta parete, ti ho dato il permesso di farlo, stronzo. Oh, che è sta storia? Ah, ok, quindi non è mo che devo entrare nel magazzino del Team Galassia. Ricordavo male? Ricordavo fosse qui. Ah, così, proprio volo trovato a caso. Ok, oh, ora mi posso spostare facilmente con volo, che bello. Siamo arrivati in cima? Non c'è più niente, poi. Sono che faccio questi qui, sono una cliente affezionata. Voi gemelli che fate? Ciao, giocatrici di Pokémon. Visto che ho spento, ti regalo questa vischio punta. Ma così a caso. Due tipi muscolosi che stanno fianco a fianco. Beh, qual è il problema? Oh, you. Tirle Sprite tantissimo. Ah, per caso qualcun altro vuole scrivermi che c'è il negozio di vestiti in questa città? No, perché non l'ho letto 12.517,3 volte. Che cazzo, fatemici arrivare. Luke con giacca biker. Fan cagare tutti, posso dirlo? Ma che carini che ci siamo cambiati. Ora siamo tutti rosa. Percorso 214. Abbiamo balzato il 212 e il 213. Davvero? A sud di Cuoripoli. Ok, sì, stando dall'altro lato. Va bene, andiamo giù di qua. E signori, questo sarà il nostro encounter per il percorso 214. Non poteva che essere lui. Forse avete trovato qualche Pokémon migliore nell'erba alta. Anzi, sicuramente, ma... quel che è fatto è fatto. Ma c'ho l'amo buono. Pensavo di trovare magari già un Gyarados, già un Seeking. Non li avrei comunque utilizzati, ma li avrei accettati un po' di più. Potrei avere degli allenatori un pochettino più variegati, perché non è che ne faccio uno con tre Goldin e poi uno con tre Ponita. Ma che cazzo mi significa? Ma dategli varietà a sti team. Leggimi lo psicotaglio e siamo tutti contenti. Bravo Torquato, non rimanerci confuso. Grazie Torqua. Molto gentile. È pure il dot della maledizione. Dio boh, che sfiga. Ma devo combattere proprio contro tutti? Cioè, sono tenuto a farlo oppure no? Perché non so se ho voglia. Cioè, sicuramente lo faccio perché è l'unico modo che ho per allenare i Pokémon e ha senso che lo faccia ora. Cioè, a rigor di logica, ha più senso che li affronti mo' piuttosto che tra 5 palestre quando... li stomperei e basta. Come sono già sopra rispetto ai Pokémon di Omar? Oh no! Com'è possibile? Lame, cazzo. Tutti mi chiamano scopri rovine, ma a me non importa. Io continuo a scavare la roccia un pezzo per volta. Sai cosa sono? Uno scopri rovine affascinato dagli unknown. Lo so che è una richiesta un po' improvvisa, ma che ne dici di fare una gara con me? Tu devi catturare qualche unknown mentre io continuo a scavare il tunnel. Faremo una gara per vedere chi è più veloce. Ok, come non detto. Faremo anche la side quest degli unknown, non mo però. Non credo che manchi molto, ma siamo al lago Valore. Quindi qua abbiamo un'altra cattura, tecnicamente. No, non usarlo. Oh. Ciao, amico Geoduddo. Giraffa rigappare soltanto di giorno, manco di notte. Qua alla riva Valore. Riva Valore. Metto tra parentesi... Girafarig. Che nel caso domani, appena attacchiamo la live, prima che diventi notte nel gioco, vediamo a catturarlo. Ah, è vero che lei ha perso la chiave. La chiave stava tipo tra la prima rampa di scale e la reception. Qui, vero? Tiè, ciccia. Vieni, andiamo a trombare, mo. Tieni, voglio recuperare per il disturbo. Hai ottenuto un lavottino. Che culo. Avrebbe ferito un Cunnilingus. Duck duck. 3-2-1 Gengar. Il Gegen Pressing Pog. Grazie Julian Nagelsmann, molto gentile. Preferisco la piscina al mare. Minchia, farà tutta la vita. Il mare ha il sapore delle lacrime versate. Bro, che deep. Non mi aspettavo di sentire queste frasi qui su questo gioco. Mo' ho voglia di piangere anch'io. Ah, pipi su. Presto farai un incontro magico. Anche se non so dire se sarà con un Pokémon o con un allenatore. Lo panni. Perché sono un elegantone. Mi si dice di più stare sul lungomare che fra le onde. Bro, tiratela di meno, cazzo. Tra un po' si strappa. Vediamo chi è il primo Pokémon che mi appare nel percorso 213. Shellos. L'altro Shellos, però. Che quindi per completezza lo catturerò. Ma non lo utilizzerò. E vai, finalmente ha boccato. Oh. Beh. Non è Octillery, ma può diventare Octillery. Quindi io direi di prenderlo. Com'è Raggio Aurora? Fra.
Ma sei un pesciolino di 3 centimetri. 1, 2, 3 e spacic. Bravi tutti. Remoraid è stato catturato e vai. Gerardo è un nome che accetterò soltanto per Rotom, in onore del mitico Gerardo Mobili di Sarzana, dato che Rotom può diventare vari elettrodomestici, soltanto per quello. E signori, benvenuti a Pratopoli, dove abbiamo diritto a una cattura e questo membro del Team Galassia sta pisciando sull'albero. Buona sapersi. Ho appena catturato Baneri, che nome gli metto? R34. E poi fallo evolvere. Pog, questa è la palestra sul riscaldamento globale simulator. Andiamo ad affrontarla. Al mio 3, spingi il bambino in acqua. Cazzo, c'è il salvagente, non servirebbe a nulla. Ok, ritiro tutto. Non spingere il bambino in acqua. Menalo e basta. Menalo direttamente. Allora, tecnicamente Omar parte con Gyarados, vero? Quindi Gyarados lo devastiamo. Teresa probabilmente mi apre il culo. Abbattimento non serve a moltissimo. Rischiamo lo start con Teresa, mal che vada perdiamo un Pokémon e cominciamo in 5. I miei Pokémon sono stati temprati da bianche acque burrascose. Colpa delle balene quello. Allora, ora come ora ho perso 2 battaglie su 3 ai primi tentativi contro i capi palestra. Quindi, non facciamo puttanate. Settiamo una levitoroccia e ho appena fatto una puttanata. Perché non ho neanche vigore, ok? La levitoroccia non mi serviva, quindi sono un coglione. E ho appena sprecato la mia unica opportunità di fare qualcosa. Se uno è coglione, è coglione. Se uno è coglione, è coglione. Fate finta di non aver visto niente, ok? Ora, doppio foglie lama. Uno su Quagsire che prende per 4 e ci cade. Uno su Buizel e abbiamo finito. Forse ha già Floatzel, questo non me lo ricordo. Ora, sicuramente Floatzel è più veloce di me, ma... Aia, Gerodenti, è vero. Reggilo. Senza problemi. Ciao Floatzel. Wow, ormai è finita, che peccato. Avrei lottato volentieri molto di più. Allora, portati dei Pokémon migliori la prossima volta, cretino. Scacciabruma. È vero che avevano avuto questa idea di merda di mettere Scacciabruma. Allora sì, teoricamente adesso potrei volare direttamente a Kuoripoli per fare la prossima palestra. Voglio soltanto capire come sto messo a livello di livelli proprio rispetto a Fanny. Perché se sono più o meno allo stesso suo livello, volo direttamente la faccio, altrimenti mi faccio il percorso 212. Tossina, bella tossina. Peccato che sia solo una. Oh, non c'è il modo di masterizzare i CD delle MT, cazzo. Quello quanto comodo sarebbe. Oh, finalmente è arrivato il pacco dal magazzino di Rupepoli. Ora entro in gioco io, prossima destinazione, il lago. Questa è una missione molto importante e non si può fallire. Ecco perché lo sto dicendo a un albero mentre una ragazzina mi origlia. Stavo soltanto parlando tra me e me e l'albero. Se non fossi di fretta direi una bella lezione con la scuola di Pokémon. Ma devo raggiungere il lago al più presto, ritieniti fortunata. E non provare a seguirmi. Actually, come va la vita con la lupa? Stai allenando i tuoi Pokémon? Metterò la prova della tua squadra. Zio, stanno per far saltare in aria un intero lago e tu ti fermi a combattere. Brutto deficiente dai capelli che non hanno né capo né coda. Partiamo con la cosa importante da fare, cioè abbattere lo Starly. Ma come lo Starly? Non avevi già Staravia l'ultima volta che ci siamo incontrati? Perché c'è ancora Starly al 26, mo? Ma non è... Eh? Vi giuro, l'ultima volta c'era uno Staravia. Grazie, Barry. Cioè, pardon, grazie senza nome. Molto gentile. È stato davvero complesso. Eh sì, devo ammettere che sei un pochino più forte dell'altra volta. Mi hai colto impreparato ed è per questo che mi hai battuto. Ma senti un po' la cosa. Che cazzo vado a blatterare il tipo del Team Galassia? Sta creando casino, credimi. Non perderò il mio tempo con te. Lo sai che lo stai facendo fermandoti a parlare? Ma soprattutto, se devi andare alla riva Valore, perché cazzo ti fermi a parlare in riva al mare, coglione? È come se dicessi, cazzo sono di fretta, devo andare, e poi dopo 2 passi mi fermo per prendere un caffè. Ma frate! Uff, Pants, se non fossi scappato avrei potuto lottare più duramente. Non è quello il motivo, è che sei proprio patetico. Hai visto quel gruppo di Psyduck con la testa tra le mani? Se sì, così si può dire? Dovresti dare questo rimedio sugli Psyduck. Stai lavorando al Pokédex, quindi dovrebbe appena andarci, non trovi? Grazie per il rimedio segreto. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Sganciagli gli Psyduck, guarda come si sono ripresi, mo. Ma come sono attivi, cazzo. Hai risaputo che gli Psyduck soffrono di mal di testa cronico, ma nessuno è riuscito a capire da cosa sia causato. Ah, già, posso chiederti un favore? Ma allora come hai fatto? Cioè, se non sai da cosa è causato, come cazzo hai fatto a risolverlo? Camilla, non ha un cazzo di senso. Vorrei che guardassi questo amuleto antico a mia nonna che vive a Memoride. Va bene. Comunque aveva ragione, Simo. Sono tutti quanti allenatori con Geodude e soltanto Ponyta in giro nei percorsi. Che cazzo te ne fai di 3 Geodude? Me lo ricordavo un attimino più variegato, ma forse sapete perché? Perché l'ultima volta che ci ho giocato è stato quando ho fatto la Tierlock, che è randomizzata.
Quindi con la randomizer hai una varietà più grande. Stavo conducendo una crociata anti-B-barrel. Bravo, usalo per due passi dentro Memoride. Bravo, Pierletta. Sei tu la vecchia? Dice che farà saltare in aria l'intera città con una bomba. Che nervoso. Se fossi proprio giovane potrei dargli una bella lezione con l'aiuto di Pokémon. Signora, che pensi mi? Uè, Ciruzzo, come sta? Ah no, non c'è Ciruzzo, cioè questo tizio. Questa città è insignificante, non c'è niente, non ha senso esistere, fa la spada con la bomba galattica. È come se tu dovessi andare a visitare Bolzano e dicessi, meh, mi sta il cazzo, faccio esplodere via Muse. Ma frate, oh, meno male che c'eri tu. Certo che sei una relatrice eccezionale. In veste di anziana di Memoride ti porgo i miei ringraziamenti. Immagini misteriose ricoprono una parte della parete. Sono gli alieni. Guarda, proprio loro sono Tizio 20, Metano e una palla rossa. Dimenticavo qualcosa di utile. Prendile, sono per te. Erano di mio nipote, ma ora non ne servono più. Pensavo fossero dei bolli. Cioè, in questo gioco ormai tutti mi danno dei bolli. Mi aspettavo quelli anche qui. Forza. Surf, Pog. Ah, ecco, stavo per dire, ma non c'era Ciro. Eccolo qua, Ciro senza naso. Sembra che ci sia stato uno scontro di poco conto da queste parti. Bisogna fare un passo indietro e guardare le cose da un'altra prospettiva. Ah sì, proprio come il mio vecchio video su YouTube. Aspettate che ve lo ripesco, 4 anni fa, un passo indietro guardando avanti. Una prospettiva più ampia, a livello universale. Ciao, mi chiamo Ciro. Sto cercando il potere necessario per creare un nuovo mondo. Un mondo senza conflitti inutili. Ecco perché distruggerò questo con un altrettanto inutile conflitto. Se scopri con qualche potere derivante dalle leggende di Sinnoh, fammi sapere. Frate, facciamo che non ti avviso e stiamo contenti così, vero? Va bene, direi che Memoride non serve più a un cazzo di niente, quindi... Il percorso 211 l'abbiamo già fatto, non intendo affrontare quest'altro pezzo. Andiamo da Fanny. Foto quanto va piano sta bicicletta, però. Ah, ok, perché avevo la marcia sbagliata, vaffanculo, ma dimmelo prima, che cazzo... Zoom! Signora, reinvesto il bambino, guardi, 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 guardi... Ponk. Oh no, matematica, il mio peggiore nemico. Vi ricordo che ho fatto il classico. Allora, quanto fa 3 più 5 più 7? Fa 15, vero? Ah, che bravo che sono. So fare la matematica. Quanto fa 12 più 28? Ma secondo me fa 30. Non entrarci, cazzo, che volevo memare. In questa città ci sono delle gare? Mi son detta... Sì, al mais, io vincerò. Ecco, perché vi sto alla page. Fatto il classico, non il linguistico, non so il francese. E cominciamo con questa grande coppia. Rodolfo versus Drifblim. Drifblim che sicuramente a scoppio mi farà del danno. Più il fuoco fatuo, non buono. Oh! Si è guarito dalla scottatura soffiandoci sopra, what the... Fuck. Ci ha messo su la cremina al propoli. La cremina all'aloe e gli ha passato la scottatura. Che carino. No, non stordiraggio. Ti prego, Torterra, bypassami la confusione. Non ti chiedo molto. Vai, Vincenzino, bypassa la confusione. Bravo, Vincenzino. Ti prego, non stordiraggio di nuovo. Sto giro si colpisce da solo, guarda. Guardalo, 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 guardalo. Proprio vaffanculo la confusione. Steamrolliamo tutti. Non l'avrei mai detto, ma Vincenzino si è fatto anche Fanny senza problemi. Sì, Torterra è OP comunque. Tu e la tua squadra di Pokémon così forti che potenza mirevoli. Ti meriti proprio questa medaglia. E vai, e siamo a 5, cazzo. Che culo, i bolli. E vai. Ora posso prendere il peluche dei Minion all'S lunga, che culo. Visto che sei qui non sarebbe una cattiva idea sfidare tutti gli allenatori della palestra. Ma deficiente, allora combatti. Fatti sotto, puttanella. A noi due. Cambiando argomento, le rovine ti sono sembrate interessanti? Se sì, magari potresti fare un salto anche alla biblioteca di Canalipoli. Lì troverai dei libri antichi che potrebbero piacerti. Potrebbero anche servirti a completare il Pokédex. Ti consiglio caldamente di andarci. Ok, ti saluto. Libri. E intanto abbiamo il nostro Girafarig. Eccolo qua, il Pokémon che stavo cercando. Non penso di utilizzarlo, ma intanto catturiamolo, perché non si sa mai. E signori, abbiamo catturato anche il Girafarig, il Pokémon palindromo, a cui dobbiamo dare un nome, vero? Yup. È un signorino, una signorina? È una signorina! Anna, che è palindromo, ok. Anna, perché è palindromo, anche il nome Anna lo accetto. Ma come 218? È vero, 215 va su verso Nevepoli. Dimenticavo. Signorina, vuole combattere? Avevo appuntamento con il mio ragazzo, per questo 118, ma lui non c'è. Facciamo sesso noi due. Facciamo sesso noi due. Sempre meglio venir bidonati piuttosto che venir catfishati, credetemi. Venir catfishati non è mai bello.
Io una volta sono fuggito da un appuntamento in cui ero stato catfishato. È stato magico. Sì, raga, la tizia al bar. Per chi non lo sapesse, dato che magari c'è un po' di gente nuova. Quando ero in Irlanda, a un certo punto mi sono scaricato Tinder. Mentre spaccichiamo il Tentacruel, che viene catturato, grazie, altro Pokémon a vuoto in questa squadra. Il fatto è che quando ci siamo trovati di persona in centro a Cork per l'appuntamento, la persona che mi si è presentata non era la persona che si vedeva nelle foto. Proprio non è che dite, vabbè, era una foto vecchia, magari l'angolazione che la faceva apparire in maniera diversa, proprio anche proprio a livello di lineamenti. No, era proprio una persona completamente diversa. Quindi siamo andati in un bar, abbiamo ordinato da bere, abbiamo preso da bere, al che prima di andarci a sedere le faccio, guarda, io devo andare un attimo in bagno, sali pure su. Lei fa, ok, va bene, salgo. Sale, io vado in bagno un attimo e poi esco. La senti? È la triste melodia della sconfitta. Oh no, è Despacito. Guadalupe, potresti darmi il Pokédex per un attimo? Vediamo, se non sbaglio il software si aggiorna in questo modo. Click clack. Sì, beh, non aggiorni facendo click clack un software, però vabbè. Ah, questo Pokédex non ha bisogno di aggiornamenti. È già dotato delle funzioni per vedere le forme alternative dei Pokémon di sesso diverso. Ma chi se ne frega? In passato non c'era, ma così è più com... Ma non metterlo! Cioè, qual è il senso di questa conversazione se non porta a nulla? È perché probabilmente una volta questa feature l'hanno aggiunta soltanto a un certo punto del gioco. Adesso c'è di base. Tutta questa scena, questa conversazione diventa obsoleta. Oh, vaffanculo, mi ero dimenticato della tua esistenza senza nome. Senza nome e senza un briciolo di memorabilità come rivale. Stai per affrontare la prossima palestra, vero? Qualcuno dovrebbe accertarsi che tu abbia la capacità d'arte per la sfida. Lo farò io. Viecce, fatti sotto, bastardo biondo. Tanto siamo troppo simili. Cioè, il colore dei miei capelli è troppo simile a quello dei tuoi capelli. Temo che qua... Ma quindi io mi svippo tutta quanta la squadra di senza nome soltanto con un Crobat? Cioè, Ugo MVP, davvero? E ripeto, voi lo dubitavate. E invece guardatelo qui oggi. Come ci ha smentiti, tutti quanti. Sta superando anche ogni più rosea aspettativa. Ma che succede? Mi stai fuori dicendo che ho perso? Ma ogni volta dici sempre la stessa cosa. Zio, sì, hai perso. E continuerai a perdere. Facciamo gli allenatori qua a Canalipoli. Canalipoli che era la palestra di tipo acciaio, vero? Sì, è quella di tipo acciaio. Oh no, è quella con gli ascensori. Quanto l'ho odiata. Carlo sale al 37, quindi ufficialmente adesso dovrebbe potersi evolvere in Meditite. Sarà così? È effettivamente corretta questa info? Rullo di tamburi? Lo è. Lo è! Carlo sta per diventare un bimbo grande. Medicham ci sta, ma non so neanche quanto lo terrò in squadra. Ripeto, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti alla squadra. Sembrano due palle quelle gambe, è vero? Sembrano due giganteschi testicoli. Che pendono. Magari è un pene, cioè con la sacca scrotale che in realtà sono i pantaloni e il resto del corpo che è un finissimo pipì. Comunque calcio in volo non mi ha ancora missato, incredibilmente. Cazzo, 90% di precisione, ma hitta più spesso di mosse che hanno il 95%. Credo di aver missato più volte foglie lama. Ah, questa è la medaglia della palestra di Mineropoli. Allora hai battuto mio figlio, eh? Beh, non mi sorprende ancora così tanto temperare il cazzone. Se lui non ti ha battuto, lo farò io, Ferruccio. Ma sembrano coetanei. Ok. Torna tutto alla normalità, quindi ora dovrei poter attaccare prima Teresa. Bravissimo. E c'ho un Steelix. Bravissimo. Chi è l'ultimo Pokémon che ti rimane? Sembra che tu ne abbia soltanto uno, eh? Sì, mi sa che ne è soltanto uno. Preparati ad affrontare il mio ultimo Pokémon. Adesso facciamo sul serio. Bastiodon. Non era Drillbur. Per le meme! Vai, Teresa! Gli ho fatto un cazzo di danno. Io mi sono memato. È vero, Drillbur è di quinta. Ed è da Raffan. Perdonatemi. Sono entrambi allo stesso punto del gioco. Entrambi giochi per il DS. Il mio cervello si confonde. Il brutto colpo messo a segno da Vincenzino. Grazie all'amore che provo nei nostri confronti. È quello decisivo per mandare KO il Bastion di Ferruccio. E conquistare la sesta medaglia. Palestra battuta. Oh, che cazzo vuoi? Senza nome. Ehi, hey, hai ottenuto la medaglia cava. Complimenti. Penso che tu sia abbastanza forte da diventare campionessa, però io sono più forte di te, quindi questo non accadrà mai. Ok, grazie. Arrivo, andiamo in biblioteca. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio. Se riuscissimo a raccogliere dati su di loro, potremmo saperne di più sull'evoluzione. Ho bisogno di aiuto da ognuno di voi per questo progetto. Vorrei che mi aiutasse a trovare questi cosiddetti Pokémon miraggio. E come?
Io non ho neanche un cazzo di Pokédex. E di chi è la colpa? Non mia, faccia di merda. Vedere i Pokémon con i propri occhi è molto importante per diventare allenatori esperti. Ci può scommettere, professore. Zitto, Lucas, nessuno ti ha detto di intervenire. I laghi sono tre. E casualmente voi siete tre, quindi... cosa ha tre in ciascun lago? E quindi resta Guadalupe, che andrà al lago Valore. Se non ricordo male, è tra Rupepoli e Pratopoli. Vacca merda! Che cazzo è stato? Ah, usciamo, ma facciamo attenzione. Non sappiamo in che condizioni potrebbe essere la città. Mi piace come in tutto questo si siano scioccati soltanto gli allenatori al nostro tavolo e il bambino di merda si è rimasto lì impassibile. Hey, hey, avete sentito? È appena accaduta una cosa tremenda. Sembra che ci sia stata un'esplosione al lago Valore. Guarda caso quello in cui doveva andare la nostra protagonista, eh? Neanche il Team Galassia sa che farsene dei Magikarp che poi sono inutili. Ma poveri patati! Secondo me viene davvero un buon sashimi fuori dai Magikarp, perché sembrano dei pesci piuttosto grassi e in quanto tali dovrebbero essere anche molto saporiti. E gustosi, quindi secondo me ci sta sto uscito di Magikarp. Eccoci quindi nella grotta Valore. No, non c'è Ciro, come mi ricordavo, bensì c'è Saturn, Uranus, Your Anus, funny joke, smash a like, cazzo. Il Team Galassia catturerà i tre Pokémon leggendari dei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Martes dovrebbe aver già catturato i Pokémon del Lago Verità. Ah, quindi non era qua. Mi hai spezzato il cuore, povera me. La fine di un bicchiere, le hai fatto va. A proposito, il lago Arguzia, senza nome, non sarà in pericolo? Ma anche se muore, ma chi se ne frega? Cioè, parliamone, ma sti gran cazzi. E signori, percorso 216, dove abbiamo diritto a una cattura. Quindi direi di metterci qua, incontrare un po' come ne fa che non sia Delibird. A Bomasnow mi piace. Non voglio neanche usare Pokémon troppo utilizzati. Troppo mainstream. Sto cercando di comporre un team un pochettino più scemotto. E temo che a Bomasnow sia usato, strausato, riusato e strariusato. No, Vincenzino! Se nel prossimo percorso troviamo effettivamente un Pokémon di tipo ghiaccio buio, tipo Sneasel, potremmo metterlo al posto di questo Pirletta qua. Di Torquato. Sneasel. E ora mi viene il dubbio. Allora, anzitutto vediamo di catturare Sneasel. Poi ne parliamo. Andrei a rimuovere Torquato. Andrei a rimuovere Cricketune. Proviamo. No, la Rapid Ball è bruttissima. Ti prego, non entrarmi nella Rapid Ball. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. È antiestetica, ma come la merda. Ma fa proprio cagarissimo. È così cazzo brutta, mamma mia. Signori, come chiamiamo questo Sneasel? Vada per Sergio, mi piace. Carlo ne abbiamo già uno. Torquato. Mi mancherai, Torquato.